Sant'Arcangelo ha meritato clamorosamente di raggiungere questa promozione dopo un campionato incredibile di Pedetti, Ciobutini, Paluan, che stoppata! Ragazzi, che stoppata! Paluan va dentro! La Tripari Palermo, corta! 40 secondi alla fine, 72-58. Grilli, la stoppata ancora di Palermo, di Pedetti, la seconda di Pedetti. Due stoppate di Luca Pedetti. Baci e bracci, Luca Pedetti va a battere 5. È fatta. 72-58. Onore al merito a Umbertide. Siamo nella storia, Max. Sì, grandissimo, devo dirti, questo time out è stata una cosa bellissima. Anche Umbertide deve ringraziare i suoi ragazzi per lo splendido campionato che ha fatto, ma qua a Sant'Arcangelo adesso deve gioire e festeggiare, è nella storia, è in Serie B, ragazzi, Sant'Arcangelo è in Serie B. Panzeri, passare la moglie. Angels 2009-2010 nella storia, merito di tutti, c'è solo un presidente. La tripla intanto da parte di Grilli, sale a 8, se lo merita Maurizio Fabbri, se lo merita tutto, è in primo luogo suo questa promozione. Paluan fa correre il cronometro, la partita è finita, 15 secondi alla fine, si festeggia già in panchina, è finita, cena di festa al Pala Angels, Sant'Arcangelo e Serie B dilettanti, ce l'hanno fatta i ragazzi di Massimo Padovano, mai vittoria fu più meritata, in campo Maurizio Fabbri, l'abbraccio con Paolo Carasso, Davide Tucci qua davanti a noi pronto a distribuire le magliette celebrative dell'evento. Padovano in panchina non trattiene le lacrime, l'abbraccio con Paolo Carasso, che belle scene, l'abbraccio con gli avversari, onore al merito alla Pimal, 72-61, 7-2 Angels, 6-1 Umbertide ed Angels in B dilettanti. Bravo!
situazione e questo è un ricordo prezioso. Per me è la prima volta, tra l'altro, da capitano, è stata un'emozione incredibile. Che dire, è una promozione strameritata e il lavoro che abbiamo fatto è stato ripagato, è un gruppo eccezionale, l'ambiente è sempre più carico, man mano che passava il tempo, tutto perfetto, tutto perfetto. Gara 2 non è andata al meglio, ma meglio vincerla qua al Pala Angels, no? Beh, col senno di poi sì, ne abbiamo regalato un po' troppo lì, però viverla così è ancora più bello, come dici tu, però sono stati due giorni abbastanza tesi. Adesso tempo di festeggiamenti. Senza dubbio, con l'amore di lavoro che abbiamo, dobbiamo ora solo festeggiare, per il futuro ci sarà tempo. Grazie, grazie. Ciao, ciao. 20.